E Radio Radicale, siamo col vicepresidente della Camera Fabio Rampelli di Fratelli Italia per parlare con lui del voto francese. Allora, un grande successo del Rassemblement National. Adesso dobbiamo vedere come va avanti la partita al secondo turno. Allora, che impressione ha di questo voto e soprattutto, insomma, mi sembra che si profili per il secondo turno una santa alleanza contro Bardella e la Le Pen. Sì, intanto diciamo che i dati rilevanti di questa tornata elettorale francese sono la vittoria appunto di Marine Le Pen e Bardella, e quindi del Rassemblement National, e la fine del macronismo. Sono due elementi importanti e imprescindibili in ogni analisi politico-elettorale. Certo, il sistema francese prevede che adesso nel secondo turno di ballottaggio ci siano le desistenze e quindi i ritiri dei candidati che sono entrati con percentuali basse per favorire altri candidati. Quindi di fatto Il secondo candidato in classifica. O esatto, quindi il primo. il secondo è il primo candidato. E di fatto questa seconda tornata configura l'indispensabilità delle coalizioni. Quindi praticamente ci sono delle alleanze o dichiarate o attraverso il principio della desistenza, però insomma diciamo che secondo il mio modesto giudizio la Francia in questo momento si trova alla soglia di una possibile svolta, cioè può finalmente normalizzare la democrazia dell'alternanza. Se non c'è alternanza, una democrazia è zoppa, diventa una sorta di regime democratico totalitario, un totalitarismo dolce. Invece le varie opzioni politiche in campo in ogni nazione del mondo che si offre al modello democratico dovrebbero avere la possibilità di governare e quindi di essere giudicati dopo i 5 anni di governo dai cittadini. Se governano male vanno a casa, chi ha fatto l'opposizione sale sul trono e viceversa rimane se ha governato bene. Quindi questa tendenza che c'è in alcuni paesi europei occidentali di mettere in castigo dei partiti semplicemente perché indigesti o comunque ritenuti non si sa bene da chi, perché insomma il giudizio in democrazia lo danno i cittadini, quindi non c'è un'autorità sovrannaturale che possa dire che c'è un partito che non va bene, che deve essere escluso dalla competizione. Quindi io mi auguro, perché questa volta, dopo tanto tempo, c'è una possibilità che i repubblicani, cioè gli ex gollisti, in buona sostanza, che hanno comunque conseguito un risultato discreto, possano liberare i loro elettori e metterli nelle condizioni di convergere su Marine Le Pen e Bardella, che evidentemente hanno convinto gli elettori francesi in larga misura. Quindi questa è la sfida, avere un centrodestra sul modello italiano in Francia che possa competere con un centrosinistra. Insomma, una cosa facile. Secondo lei Macron ha già fatto un accordo per una coabitazione con qualcuno del nuovo Front Populaire? Non mi stupirebbe, anche se voglio rammentare che questa coalizione di sinistra, appunto, insomma, al suo interno finisce per ascrivere anche i comunisti, quindi diciamo ci sono anche due pesi e due misure, perché i comunisti dichiarati e conclamati rischiano di entrare a pieno titolo nel gioco della politica francese, mentre Marine Le Pen e Bardella, e quindi il Front National, che non hanno nulla a che spartire con raggruppamenti fascisti, nazisti o altro, peraltro va comunque ammesso, insomma, se non si vuole essere davvero dei bifolchi politici, con tutte le conseguenze del caso, nel senso di non voler vedere la realtà, che Marine Le Pen ha fatto un percorso molto importante rispetto a quello di suo padre Jean-Marie, molto importante e anche molto lungo, cioè, quando comunque una persona per oltre 20 anni normalizza, modernizza, europeizza un suo partito, io penso che
Cioè, lo ha fatto il Partito Comunista in Italia nel giro di 4 mesi. Non si capisce perché ogni volta che c'è un partito di destra che sceglie la strada, appunto, della democrazia, diciamo così, dell'Europa, della modernità, del sistema delle alleanze, eccetera, debba viceversa essere neutralizzato a monte. Quindi inutile stare a votarlo, perché tanto comunque quei voti secondo taluni. Però voglio fare un'altra osservazione, che questo processo, che non si è verificato prima in Francia, diversamente dall'Italia, dove invece è vivo e vegeto dal 1994, in Italia ha avuto per padrino, o padre fondatore, forse meglio, Silvio Berlusconi. Perché Berlusconi, va però ricordato, non era il capo della Democrazia Cristiana. Se fosse stato capo della Democrazia Cristiana, probabilmente non avrebbe messo a rischio i propri voti per fare magari l'endorsement a Gianfranco Fini quando era candidato sindaco contro Rutelli nel 1993. Quindi, in maniera libera, scelse di fare quella dichiarazione e disse che se fosse stato romano avrebbe votato per Fini al ballottaggio, anzi no, sì, al ballottaggio, e questa questione ha fondato di fatto, ha dato il via al centrodestra in Italia. In Francia non si è potuta configurare la stessa fattispecie, perché i gollisti avevano paura, aprendo al Front National, di perdere consensi in favore del Front National. E quindi c'è stato questo blocco che è durato 25-30 anni, insomma, un tempo illimitato. Questo è il momento della svolta per la Francia. I gollisti hanno dato una disponibilità, speriamo che si concretizzi, perché questo significherebbe modernizzare il sistema francese. Grazie a Fabio Rampelli.